Buonasera, buonasera, buon martedì 27 giugno. Aspettate che aggiusto la luce. Così. Ecco. Buonasera, ben arrivati. Oggi recupero la fine dei progetti che dovevo ancora fare con le release del mese, che sono la card per tutto l'anno e lo yoga degli appiccichini. Dovrebbero essere due progetti facili, anche se oggi sono un po' stanchina. Quindi, insomma, dovrei farcela senza fare troppi danni. Devo ancora tagliare tutti gli esagoni, ma adesso facciamo tutto. È una cosa abbastanza veloce. Intanto preparo la base per lo yoga degli appiccichini, poi faccio la card e poi decoro. Dico che va bene così, dai. Buonasera, ben arrivati, eccoci qua. Eccoci, scusatemi, ma ieri non ce l'ho fatta fare il live, oggi arrivo un pochino trafelata perché mi sono messa a registrare un paio di video per il canale YouTube perché ero rimasta senza, quindi ne ho registrato un paio, un altro paio li registrerò domani così sono tranquilla per un paio di settimane. Però sono praticamente già senza voce, ho già fatto tutta una serie inenarrabile di errori, ma vabbè, avremo anche le papere, che devo dirvi? Mamma mia, allora oggi abbiamo messo in vendita le due mini fustelline. Adesso ve le faccio vedere. Eccole qua. Osvaldino e la farfallina. Le trovate tra le novità? Eravamo rimasti un pochino indietro con il confezionamento, ma adesso ne abbiamo confezionate un po', quindi possiamo tranquillamente venderle. E sabato, che sarà il 1° luglio, passerà su la nuova fustellina, il nuovo folio, quindi il nuovo project sheet, e metterò su anche gli sketch, quindi sarà un weekend abbastanza pieno. Metto via le fustelline. Sono rimasta senza voce, vabbè. Mi vedi in grigio? Vedi lo sfondo grigio perché prende questo grigio qua, forse perché lui vede come grigio, ma in realtà è solo un'ombra. Credo che sia quello. Se adesso metto questo, vedete grigio? Gli animaletti in miniatura, sì. Sono carini, vero? Sono deliziosi. Potremmo farli tutti piccini picciò, sono bellissimi. Adesso ho ordinato tipo 9 mini fustelline, alcune sono salvaritagli, altre sono dei soggetti. Non so se metterle come salvaritagli oppure se metterle in vendita come queste hanno un prezzo veramente piuttosto contenuto, quindi insomma, non, secondo me ha preso il grigio che vedeva come ombra, come sfondo. Portate pazienza. Misteri di Facebook, sì. Comunque adesso vediamo, dovrebbero arrivare tra una ventina di giorni, poi vediamo come distribuirla, perché quella che parte adesso a luglio è l'ultima che avevo in casa, quindi ovviamente ne ho fatte fare un po'. Sfondo viola, ma chi lo sa, ma non, io non sto più dietro a queste cose. Intanto tagliamo la foto, che oggi ho un po' di cose da sistemare. Voilà, oggi fa caldissimo, non ve lo dico neanche. Opla. Spellbinders dovrebbe spedirci gli ordini che sono tipo tre, tra cose di Natale, le plate, le macchine. Dovrebbe spedirceli oggi o domani. Magari se siamo fortunati per fine settimana potremmo anche avere tutto in casa. Io non sono mai fortunata, però ci provo. Dovrebbe arrivare la nuova release di impronte. Che cos'altro? Sono forse altre cose che ho ordinato delle cose da un distributore, ci sono delle novità di Lemoncraft, di All and Create, adesso vediamo. Ah, c'era l'H in viaggio, quattro scatoloni. Vabbè, ci sono anche la cera lacca dei kit, quindi insomma. Allora, io intanto che arrivate, mi preparo le basi per lo yoga degli appiccichini, appoggiamo questo qua. Così sono pronta, così riusciamo a fare tutti e due i progetti insieme, che sono rimasta un pochino indietro. Allora, la pagina è sempre 8 e mezzo per 7 e mezzo, vero? Me lo sono segnata qua. 7 e mezzo per 8 e mezzo, bravo. Allora, 7 e mezzo, questo sarà lo sfondo. Buonasera, ben arrivati. Allora, ho chiuso anche i commenti al post per l'album dei binder della collezione Fluffy. Domani cerco di trascrivere tutti i nomi, così magari se riesco a fare il live o se no facciamo un live apposta in cui estraiamo.
voilà, questo è a posto, in cui estraiamo, così poi intanto mi posso mettere d'accordo per l'invio delle foto, così magari in settimana o al massimo nel weekend faccio una puntata con l'altro pezzo di struttura del binder e poi mettiamo le foto. Questo e poi il tinta unita che volevo usare era questo. Allora, 8 e mezzo. Questo lo poggiamo qua per 7 e mezzo. C'è scritto nella descrizione dello sheet in quale, però, perché il 3 non è ancora distribuibile, cioè il 3 non c'è ancora del project sheet, cioè è stato caricato perché ho creato la regola, ma non ho capito di quale stai parlando, perché il 2 che distribuiamo è il 2, il 3 non è ancora stato messo, non si genera ancora, insomma. Io adesso ho perso la contezza. No, ho sbagliato la misura, mi sono distratta. No, prendiamo un altro foglio, mi sono distratta. Ah, si vede perché l'ho dovuto caricare, allora devo andare a vedere che magari ho sbagliato qualcosa. Oh mamma mia, ho sbagliato la misura. Aspettate che prendo un altro foglio, scusate. In realtà non dovrebbe vedersi perché è caricato tipo nel 2020, quindi non dovrebbe vedersi. Allora, lasciatemi concentrare. 8 e mezzo per 7 e mezzo. Adesso è giusto, ce la possiamo fare. Allora, facciamo che fare subito i fori, che così questa parte qui è pronta. Allora, voi sarete messi così, quindi io questo lo giro così e lo mettiamo così. Prendiamo il nostro foratore. Ops. E facciamo i fori. Allora, allineiamo bene. Così. E così. Ops. Aspettate che ovviamente mi è sfuggito. Così e così. Allora, questo lo rimetto qui. Perfetto, questo lo posso anche già incollare volendo, non dovrei più avere necessità di fare fori, quindi questa la posso mettere via. Dunque, la taglierina la appoggio qua. Ho ancora qui un po' di cose che ho usato per fare i video, quindi ho il tavolo un pochino in disordine, ma tanto sono certa non potrete notare la differenza. Allora, incolliamo qua, così. Qui avevo tacconato veramente magistralmente, brava. Opla. Così. E questo lo sistemiamo. Così, perfetto. Ovviamente qui adesso c'è mezzo chilo di carta, però vabbè. Allora, la foto andrà di qua. Ed è perfetta, mentre non ho fatto la cornice in crepla, magari se voglio gli metto adesso due dei nostri come si chiamano, delle nostre strip, se voglio dare un pochino di spessore. Queste qua, vedi, due video nel mondo non è pronto per vedermi due volte, cioè non si può fare questa cosa qua. Buonasera, ben arrivati. Ho fatto l'orientamento spazio temporale, solo temporale in realtà, a inizio video. Siamo al 27 giugno, sempre a Rivoli stiamo, non mi risulta che ci siamo trasferiti al mare, quindi buonasera, ben arrivati. Oggi porto a termine i progetti mensili con la collezione di maggio, che mi mancavano la card per tutto l'anno, lo yoga degli appiccichini. Ho dimenticato di fustellare la cornice in crepla, quindi adesso sto spessorando un pochino con le nostre striscette, quelle più sottili. Buonasera, ben arrivati. Ok, la foto la posso anche già fermare qui sotto. Mettiamo un pochino di colla qui, che ho paura che questa carta un po' si ingobbisca.
quindi non potevo non, non usare la foto dei miei capelli nuovi dopo la disavventura, insomma, di qualche mese fa. Buonasera, ben arrivati, come state? Qui fa caldissimo e siamo passati praticamente dal piumone al non sopportare più niente in un nanosecondo. Non va bene questa cosa, io ho bisogno di tempo per abituarmi. Infatti ho la pressione che è scappata di casa. Marlena, torna a casa. Che vedevo di un pochino di colla, perché queste striscette tendono a rimanere riposizionabili, non si staccano, ma cioè non si perdono, però volendo si possono togliere, quindi le ho fissate con un pochino di colla e al centro metto questo. Si muore a Cagliari, immagino. Immagino, mamma mia. Però ti dico che anche Torino non scherza, eh. Ok. Dagli stivali all'infradito, ma boh, cioè, vabbè. Ok, questo è il mio yoga degli appiccichini. Adesso mi fustello le cose per la car per tutto l'anno, che così faccio quella che è molto rapida. La foto l'ho incollata, non sto, meno male che posso ancora staccarla, perché era stortissima. E dal telefono non si vede, però, che dramma, così. Se arriva la ceralacca trasparente. Arriva! È uno degli quadri, no, non è ancora in viaggio, arriva con i sigilli dei fluffy, ci va ancora un pochino, ancora una decina di giorni secondo me. La disperazione proprio. Ok, questo lo appoggio qua e adesso completiamo questo. Ok, allora, dunque, io qui ho le mie tre striscette, ma in realtà, avendo massacrato una serie di carte, ne ho d'avanzo proprio da cui tagliare. Mi serve solo un pezzettino di quella, quindi queste qui le posso tranquillamente risparmiare per qualcos'altro. Allora, io come sempre non ricordo minimamente la misura della mia base, quindi adesso la rimisuro e siamo a 2 3/4. 2 3/4 per... aspettate che la misuro così... ero in discorso, esatto, per 5 3/4. Tagliamo la base. Vediamo un attimo, tu non basti, vero? No? Prendiamo un pezzetto da qua. 5 3/4 per 2 3/4. Pensa com'è messa, sì. Hashtag lo sclero. Buonasera, ben arrivati. Allora, intanto mi taglio anche questo pezzettino qua, che così tagliamo gli esagoni, questo punto, e mi serve un pezzettino della striscia rosa per tagliare gli esagoni. Opla. Allora, vi ho rimesso ordinabili le due fustelle che uso di Spellbinders per questo progetto, quindi le ho trovate ordinabili, le ho già incarrellate, arrivano tra una decina di giorni. Questi tre, va bene, e quindi questi li possiamo mettere qui di fianco tra le cose da sistemare. Prima o poi ce la faremo. Ci sono ancora tutte le prove di domenica, ma va bene. Allora, il biadesivo non lo metto su questi perché non mi era servito, ma lo metto sulla striscia foilizzata, sulla striscia che ritaglio dal foil, perché lì invece è fondamentale. Forse non ho più foil oro opaco, vero? Fatemi vedere. Ah, non ne ho ancora. Ah, guardate, lo tagliamo un secondo perché qui avevo fustellato le schettine, ma credo non potrò mai tagliarlo così. Credo di averne abbastanza per fustellare la nostra base. Adesso vediamo. Comunque, grazie per il promemoria, perché pur avendolo tra i miei prodotti adesso. Allora, la fustellina l'ho presa prima e l'ho messa qua. Allora, qui ci sono tutti gli avanzi. Questa è la base. Voilà, devo incastrarla così. Tu sei la base. Esatto, vero?
fatemi controllare che già non mi ricordo più. Sì, esatto. Allora, vediamo se ci sta più che altro, eh. Poi ci preoccupiamo anche di mettere il biadesivo. Ma guardate, ci sta, non ci sta, perché con questa, ma proprio per uno zinzinello. Andiamo a prendere un altro foglio. Arrivo. Voilà. Mi era sfuggito di controllarlo. Allora, ne tagliamo una striscetta che ci consenta di pistellare agevolmente. Poi adesso mettiamo anche il biadesivo e fatemi solo incastrare questa. Sì, il biadesivo ne avevo un avanzo qui che poi ho disperso perché stavo cercando le pistelle e l'ho disperso. Mi sembra perfetta come strategia. Brava. Vabbè. Fatemi controllare qui sotto, che di solito ho sempre delle scorte, se no ne prendiamo un foglietto. Qui c'è da Better Press, le foto, carta da rivestimento, foto, polish shrink. Ho una serie di cose qui sotto che devo sistemare, indubbiamente. Prendiamo un altro foglio di biadesivo, perché altrimenti stiamo qua fino a domani. C'è una colla aperta. Sì, sì, ci serve, però lasciatemela lì. Ok. Tagliamo circa 3 pollici. Buonasera, ben arrivati. Siete tutti al mare? Qui fa caldissimo, ma penso che faccia caldissimo anche al mare, nel senso che penso che siano pochi i posti che offrano la montagna, che offrono un po' di tregua. Allora, sì, così e così. Adesso li fissiamo con un pezzettino di washino. Allora, fissiamolo bene, così. Vado. Ah, qui ho, oggi nel video di oggi, nei video che ho registrato oggi, ho fatto una book card, poi la vedrete prossimamente. Allora, tagliamo. Se ce la faccio, sì. Ok. E così abbiamo la base di esagoni. Abbiamo anche una serie, ups, di esagoni in foil, ma in realtà a noi quelli non servono per il momento. A noi serve innanzitutto staccare la fustella. A noi serve, sono rimasti tutti lì, bellini. Come glielo dico che adesso questi qua sono persi. Per una volta si è staccato anche tutto, vabbè. Così, puliamo un attimo la fustella, tac, ok, e questi, oh, quelli sono a posto, ok. Allora, prendiamo questo, che è la parte che ci serve, spellicoliamo, se riusciamo, eccolo qua, le unghie corte, acciderbolina. Così. E questi niente, non ci servono. Opla. Forse non è proprio perché vengono via tutti, quindi forse non è stata un'ideona. Però, allora, posizioniamolo, questo però è tanto comodo. Ecco, magari un filo più dritto. Potrebbe essere carino. Ok,
e lui è a posto. Non è proprio perfettissimamente dritto, però vabbè. Allora, cos'altro devo ancora fustellarmi? Devo fustellarmi tutti gli esagoni, questo lo metto lì, nei tre colori, così poi da comporre il mosaico. E poi devo fustellarmi, scusatemi, il retro delle farfalline. Adesso intanto inizio a fustellarmi i colori degli esagoni, che così ce li abbiamo qua, qui abbiamo un po' di quelli dorati. Vado. Ed è uno, vedete qui non se n'è staccato uno con il biadesivo tutti, vabbè. Due, perfetto, due, perché c'è troppa gente, Rosalba. Generalmente chi vive al mare d'estate non lo tollera tanto perché è troppo frequentato. Allora, fatto. Adesso compongo il mosaico e poi decido il colore dello sfondo delle farfalline, che così almeno tanto tutto qua. Io credo che le farò o del rosa più chiaro per dare un po' una sfumatura, oppure di questo qua che dà così una bella sfrazzata di colore. Allora, componiamo il nostro mosaico. Dunque, prendiamo una non ne perdo una qua e iniziamo. Io, come sempre, riempio prima tutti e poi vado. Questo tra l'altro ha l'adesivo, quindi in realtà non avrebbe neanche avuto bisogno, ma lo uso lo stesso. Ma forse in realtà non mi serve poi neanche così tanto, la non ne perdo una. E mi rilasso. Questa palette di colore mi piace tantissimo, non so se si era capito. Butto dentro anche qualcuno di quelli dorati. Non so se ve l'avevo fatto trasparire quanto mi piaccia così, just saying. E prendiamo un dorato da mettere qua, che forse non ho, ma lo recuperiamo dalla busta. Tu? No. Ok. Opla. Ah, ma no, perché poi la parte che non ha, su cui non metti niente, non mi piace come rimane, quindi preferisco che, perché con la colla diventa, cioè attacca poi la polvere, insomma è fastidiosetto. Almeno a me non piace l'effetto, ecco, poi de gustibus così. La nuvo si asciuga lentamente, quindi ho tutto il tempo di fare il mio collage. No? Così. Ah, qui ci va questo rosa per far sì che non si tocchino. E lì possiamo metterci uno dorato. Manca ancora una cosa lì che metterei. Ah, che cosa metto? Che ci sono tutti, lo lasciamo vuoto. Via. Mi manca una cosina lì, ma lo prendo da qua. Dovrei averne più di uno in realtà di esagoni. Guardate, eccolo qua. Questi sono gli avanzi delle altre volte. E così questo è fatto. Cerco sempre di dare questo andamento lì, che mi piace molto. Questi li mettiamo tutti qua. Adesso raccolgo anche questi, Poi vedremo cosa farci con tutti questi esagoni. Ok,
Ok, allora adesso scegliamo lo sfondo delle farfalline. Le farfalline io dovrei averle contrassegnate. Vediamo, sì, guardate, segno, segno, segno. È perfetto. Ok, allora le farfalline, la parte in questa in filigrana, mi viene da dire, la facciamo sul bianco, quindi prendiamo un pezzettino di carta bianca, un pezzettino di questo, e le tagliamo tutte e due, coriandole a canna vecchia, lo sa. Opla. Così. Vediamo se ha tagliato subito al primo passaggio. Sì. Ah, questo non era proprio completamente bianco, era un avanzo di carta, ma va bene lo stesso, va benissimo. Era un avanzo della carta che ho usato per fare il video di YouTube prima. Adesso non ho il tool in one qua vicino, ma lo recuperiamo. Se lo vedeste, ah, è qua. Avrei dovuto fare due passaggi. Probabilmente, come sapete, la mia big è un pochino scilindrata per un uso non proprio delicato da parte mia, di spessori vari, insomma, esperimenti. Dico che mi sacrifico per la causa, ma in realtà sono semplicemente un pochino dotrachi nel modo in cui tratto le cose, ma vabbè. Devo farmi un appunto, due passaggi. Così e così. Ok, quella piccina qua. Questa è stata più semplice. Ok, queste due le mettiamo via. Adesso io direi, aspettate, direi che la base io la farei di questo colore sgargiolino qua. Sì, 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 sì. Che così dà un tocco di vita al quadretto. Adesso vedrete. Mi piace tantissimo come sta venendo, ho in mente un potenziale progettino che possiamo fare simile a questo il prossimo anno, con una fustellina apposta. Adesso poi vi racconto quando poi faccio fare le prove. Voilà, così e così. E tagliamo. Poi devo fare una timbrata di enamel e siamo a posto. Allora, quindi queste qui le posso anche mettere un attimino via, perché le abbiamo usate tutte. Quello rettangolo, bisogna prendere la mano, secondo me, alla quantità di colla, vero? Di colla, scusami, di cera, perché non è semplice da dosare. A me ne veniva sempre troppo poca o troppa, ma prima o poi. Allora, così, incolliamo questa, così. In realtà avevo messo un punto di colla, se non erro, vero? Sì. Dunque, questi qua sono quelli piccini. Vediamo un secondo se trovo il rotolino di quelli più grandi. Eccolo lì, che sta scappando. Rimarrà trasparente, tutto sommato sono certa che me la tenga ferma. Perché dici questo, Chiara, che ho fatto? Vi assicuro, no, infatti guardate. Allora, così. Preleviamo il punto di colla e la sistemiamo qua, così. Così. Su questa va bene quello piccino. Così.
Allora, adesso tiro su il quadro perché le voglio più o meno allineate nello stesso modo. Intanto, vabbè, prima magari di tirare su quello mi faccio la timbrata e faccio sia la timbrata del sentiment più grande, sia la che useremo nello yoga degli epicicchini, sia il sentiment piccino. Usiamo questa così. Allora, qua sto mettendovi avanti. Perché non avete visto che cosa c'è qua intorno. State sereni che non c'è pericolo. Allora, il sentiment grande me lo spingo in inglese così poi lo ritaglio. Perfetto, prendiamo solo le salviette che così pulisco subito. Le salviette con questa temperatura sono un po' asciutte. Tac. Ok, e adesso facciamo la timbrata piccina, che invece sarà quella che va qui sulla card. Ok, vediamo quale. Allora, lo sto facendo in italiano o in inglese? In italiano, vero? Yes, in italiano. Un tuffo indietro nel tempo, i ricordi che abitano nel mio cuore, non voglio dimenticare un solo attimo. Voilà. Così. Vado molto cauta perché bisognerebbe fare il contrario con l'inchiostro, ma non importa. Così. Perfetto. E puliamo. Benissimo. Allora, questo lo posso mettere via, è solo perché non ho spazio, perché se potessi accantonare tutto in là e preoccuparmene poi in un momento non meglio definito, non lo farei. Calde e asciutte anche le mie. In cambio ho Sirius con una congiuntivite pazzesca. Poverino. Piange proprio. Allora, sagomiamo questo, che così è pronto. Andate, lo taglio prima così. E adesso sagomo come se fosse un print and cut. Così. Lui ne soffre di congiuntivite. Adesso era un po' che stava bene e niente. Piange, porello. Cioè piange che ho trovato il lenzuolo bagnato. Cioè sono le sue lacrime, bambino. Allora, taglierina. Allora, guardate qua, io l'ho già timbrata proprio sul bordo, di modo da essere più facilitata nel fare poi questo. Vedete? Veloce. E dovrebbe essere a posto. Mi piacerebbe sfilare un pochino il bordino sotto e posso provarci, anche se in realtà corro il rischio di fare grandi danni. Però al limite ritimbriamo, che succederà mai. Lo fermiamo così, di modo da non dovermi preoccupare della taglierina, che lo sposta ed è a posto. Ok, allora, questa penso di poterla mettere qui dietro. Ok, dunque, questi che sono adesivizzati li mettiamo qui. Il mio quadretto. Poi prendo gli enamel, che ce li ho nella cosa degli abbellimenti. Adesso devo trovare il modo di, così, inquadriamo questo pezzo qua. Non ci sta proprio benissimo, non so come farò poi, vedete, si porta via. Non so come farò poi con i pezzi sotto, però vabbè. Allora, questa prima si era staccata, adesso in realtà si è riattaccata perché i punti di colla sono super strong. Allora, la metto qui adesso per allinearla un secondo. Dunque, qui metterei di nuovo punto di colla e anche colla. Guardate. Metto due punti di colla e più o meno siamo qua. Ok, anche su questa ne basta uno che è più piccino. E lei è qua. Così. Ok, adesso la metto qui sotto
vediamo come posso farvelo vedere. Devo spostare in avanti queste cosine qua. Così, è storta l'inquadratura, ma mi perdonerete. Ok, questa la incolliamo direttamente qui sotto. Ed è super storta. Noi cerchiamo di raddrizzarla. È un po' stortarella. Ma eppure l'avevo incollata con la riga T. Eppure... No, eppure è dritta. Boh, vabbè. Non diciamo niente. Incolliamo. Io metterei anche però una striscetta di biadesivo, che questo me lo tiene fermo lì. Certo, questo è finito, quindi ne prendiamo un altro. Adesso arrivo. Ma ce l'ho già qua. Ma se usiamo questo va benissimo, perché questo è spessorato. Ho il telefono tutto storto, portate pazienza. Poi lo rimetto a posto per fare le yoga dei miei piccini. E poi mettiamo anche la colla. Allora, e lo inseriamo qua. Ok, si vede? Sì. Allora, su questo io generalmente metto una striscetta di spessorato. Ne prendiamo due, va, che così ha un pochino più di... Ma in realtà, da vederlo da video, sembra storto, ma se poi lo misuro è giusto. Boh, vabbè. Prendiamo due striscette e facciamo questo. E questo viene inserito qua, così. Così. Adesso ci mancano solo gli enamel. Sì, non è che io mi formalizzi, però insomma, cioè, ho fatto tutto per cercare di metterlo dritto. Qui ci sono tutti gli avanzi che ho di aprile, di maggio, e ho diverse pancettine. Allora, due enamel devo scegliere. Mettiamo il verdino? Vediamo, facciamo una prova. Sì, ci sta bene il verdino, ci piace. Spesso cambiano, quindi potrei mettere il verdino, e quella che metto qua potrebbe essere questa. Che dite? Sta prendendo forma. Qui poi avremo colori molto più allegri, man mano che cambiano le stagioni ci spostiamo su. Sono molto contenta, mi piace molto. E questo è fatto. Ci va un secondo a farlo, però sono molto contenta di aver deciso di usare le carte basic, perché così è un viaggio tra i colori di quest'anno, ed è appunto così che mi è nata l'idea per quello del prossimo anno. Adesso questo lo appoggio dove posso pensare di non farlo cadere. Opla! E passiamo allo yoga degli appiccichini, raddrizzando il telefono. Ok, più o meno, dai. Poi ritiro indietro anche questi, se no Elisa domani dove si siede? Povera donna. Allora, qui c'è il mio sentiment, che potrebbe essere messo più o meno qua. Allora, iniziamo da qui, che così mi rilasso un po'. Io per lo yoga degli appiccichini uso gli avanzi. Sto usando gli avanzi. Quindi, in realtà, adesso metto via queste cosine qui, perché se no non ho posto, non per altri motivi. Voilà. Mi sto abituando ad usare gli avanzi e insomma, va bene. Allora, guarda, boh, rovesciati così. Allora, posso decidere se usare questo come elemento centrale o il carrettino. Il carrettino è tanta roba. Preferisco il carrettino, anche se il carrettino... No, questo potrebbe star bene qui. Il carrettino lo mettiamo qua. Il prossimo anno mi piacerebbe, ho un'idea su che cosa fare, Elisa, con quello, e quindi... con un progetto annuale che usa le carte basic, quindi mi piacerebbe, vediamo se ci riesco. Ho già in mente cosa fare, quindi si tratta di farlo prototipizzare, insomma di far fare un prototipo e di vedere come viene. Moda Scrap presenta una nuova collezione il 29, siamo in attesa di indicazioni anche noi, appena ci aggiorniamo. Allora, ci
cerchiamo un attimo di tirare fuori quello che c'è qui. Scusate, butto tutto così un po' alla rinfusa, perché sono avanzi di N progetti, di Unitual Taste, del Project Life, del Life con Mariella, quindi insomma c'è un po' di roba. La fustella con le onde del mare per ora non ce l'ho in previsione, però chi lo sa. Così, e poi riempiamo gli appiccichini. L'idea è proprio di non pensarci troppo. E quindi tu potresti essere spostato tipo qua. Così. Io appiccico, proprio io senza pensarci troppo lo prendo assolutamente in super ne faccio un mantra, mi dicono vedi che bastava poco, in realtà siete sfiduciate, scusate il disordine pazzesco, ma non ho lo spazio dove appoggiare tutto, quindi per ora ho fatto una scelta un po' così. Qui ci sono gli angoletti che magari poi possiamo usare per la foto di là, scusatemi. Scusate, io sono ancora sotto antistaminico, non so bene spiegarmi come mai, ma sono piena di allergia in un momento in cui non dovrei, però vabbè. Non ci facciamo tante domande. Io appiccico, Così mi servirebbe dell'altro verdino. Però guardate che meraviglia, cioè, boh. Questi colori mi piacciono tantissimo, sono molto contenta di come è venuta la collezione, credo che sia piaciuta molto anche a voi, da giudicare insomma dalle vendite, dai commenti, insomma sono molto contenta. Qui ci sono anche le tessere del Project Life, ma io vorrei un altro rametto, mi servirà quello qua, perché così qua. Poi al disordine non potrei essere qua se fossi allergica al disordine, ma vabbè. Adesso enamel. Sì, mi piace proprio tanto. Allora, qui vado a riempimento. Ho anche qua nei chipboard i pallini. Posso sfruttare, avrei anche le paillette, ma se metto anche le paillette poi usciamo di casa. E gioco, io lo trovo rilassante, chi è scettico dovrebbe provare così. Prendiamo ancora qua. Bene, ok. E adesso gestiamo quest'altra parte qua, dove ho il sentiment e dove posso fare un pochino più di journaling. Qui metto subito due tondini per dare un pochino di spessore. Uno qua e uno qua. E lo mettiamo qua. E adesso proviamo a creare un cluster, non che mi sia particolarmente difficile, ma guardate, per esempio, così. Poi potremmo mettere questo, The Scent, il profumo, due fiorellini. Questo mi sembra un po' too much, ma se fosse per me ce lo metterei. Poi vediamo gli angoletti che ho a disposizione. Sì, questi possono andare perché sono un pochino più chiari. Ah, se trovassi quelli, i due verdini sarebbe perfetto. Vediamo.
Voi intanto state ridendo di qualcosa che non ho avuto tempo di leggere perché ero troppo indaffarata a cercare di venire a capo di due progetti in uno in una giornata calda. Quindi non vi sto leggendo, portate pazienza. Non ho l'altro, veramente non ce l'ho l'altro giardino, è qua. Molto bene. Iniziamo ad incollare questo qui e questo qui. L'ho trovato, grazie Luigi. Come sta la piccolina? Luigi è il papà di una piccola ninjetta. Ok, e questo lo inseriamo qua. Questi, secondo me, qui ci stanno bene. Vorrei un bannerino, qualcosa. Vediamo se c'è qualcosa che mi sconfinfera. Un fiocchetto qua, il fiocchetto lì è tanto carino. Cioè, sono concentrata a fare due progetti insieme, leggervi anche, cioè, non so, Wonder Woman, non sono io. Allora, vediamo se ho qualche bannerino, qualcosa che posso usare che mi piaccia. Che mi piaccia. È una dipendenza da appiccichini, sempre, quello sempre, però. Ma lì ormai ho messo quello, questi non ci stanno più. Potrei metterne uno lì. Anche l'etichetta non ci sta più, perché ormai ho riempito. Potrei farla uscire da qua, sollevando questo. Tanto lo saprete solo voi. Clusterizziamo. Sempre così chi vive. Ti capisco, dalle un bacino. Così. Quello lì non ci sta male, quindi adesso lo inserisco qua così. E lì ci mettiamo un enamel. Potrebbe essere questo. Così. E basta. E direi che è già bello carico, no? A me appiccicare rilassa, cosa devo dirvi? Sarà una malattia? Ma mi curo così, è molto più economico dello psichiatra, ecco, sì, insomma, del terapeuta, di tutto quello che è. Allora, dunque, facciamo un attimo un recap. Oggi abbiamo pubblicato le fustelline, le mini fustelline che sono state oggetto, sono state l'omaggio praticamente dei corsisti di maggio. Le trovate online tra le novità, ne abbiamo 400, quindi non ne abbiamo poche, ne abbiamo abbastanza, quindi non vi preoccupate, non finiscono al volo. Vorrei rassicurarvi. Ieri abbiamo pubblicato gli inchiostri, le carte della Better Press. Non ho guardato, mi sembra che ci sia ancora qualcosa di tutto. Dovrebbe arrivare a breve anche l'altro set di inchiostri, perché per un errore non ce l'hanno mandato. Arriveranno le plate, arriveranno le altre macchine che potete ancora prenotare. È arrivato un reintegro di Tommaso ieri, quindi abbiamo di nuovo la fustella dei pop-up e anche un piccolo reintegro di altre cose. Cos'altro? Arriverà a breve la collezione nuova di impronte, arriverà Spellbind, se arriverà impronte, arriverà qualche novità di All and Create, insomma ci sono un po' di cose in cammino, diciamo così, e c'è la ceralacca. La ceralacca sono quattro cartoni, dovrebbe esserci reintegro dei tappetini, dei cucchiaini, dei fornetti, ci sarà il fornetto elettrico, ci saranno ovviamente la ceralacca e i sigilli dei kit che inizieremo a distribuire insieme ai kit. Ho detto di nuovo Better Press, sì, sto cercando di fare un recap di tutto quello che c'è, faccio un po' fatica, siamo a fine mese, sono stanca, fa caldissimo, però sto cercando di fare l'imprenditrice seria, ecco, ogni tanto almeno, ecco, non senza esagerare. E sto cercando anche di ricordarmi se è arrivato qualcos'altro, ma al momento ho il vuoto, il buio più totale. Cosa faremo nei prossimi giorni come live? Allora, ho finito i progetti mensili, devo fare la struttura del binder dei fluffy, che così poi appena mi metto d'accordo con la persona che penso che estrarrò domani, mi farò mandare le foto e potrò anche fare la decorazione. Magari nel weekend o nei prossimi giorni vediamo, vorrei fare il binder della Simple Stories con la collezione Simple Vintage Essentials. La pistola con lo Tiffany, è che per farla fare di un colore customizzato devo farne fare tipo 10.000, mi risulta al momento ancora un pochino difficile, quando saremo più grandi volentieri, o se la trovo volentieri. E, cos'altro? Faremo gli sketch di luglio che vi pubblicherò sabato si genereranno anche i rinnovi degli abbonamenti.
Sabato si genererà anche il nuovo foglio, che è un lavoro di Erika, poi ve lo faccio vedere. E la nuova fustellina, che è un'altra clip, che adesso non ho qua, ma ve la farò vedere. E sicuramente sto dimenticando cose, ragazzi. Ah, ho pubblicato questa cosa qua. In concertazione con l'uomo del sito abbiamo pubblicato il Porta un amico, che arriva da alcune velate richieste, l'abbiamo un pochino rielaborato. Ci sono tanti modi per fare questa cosa dell'invitare i clienti a invitare amici a unirsi, diciamo, a questo pazzo mondo di appiccicatori folli, come ho detto. Trovate tutto sul sito. In realtà dovete acquistare un prodotto che ci segnala che volete avere un link personale per invitare dei vostri amici a diventare nostri clienti. Una volta che fate quell'acquisto, vi creiamo questo link che potete condividere, un link che sarà visibile solo attraverso il collegamento che vi inviamo noi, e chi acquisterà attraverso questo link con un ordine minimo di 40 euro riceverà uno sconto che calcoleremo al momento del 10%, e voi riceverete 500 punti per ogni nuovo appiccicatore folle. Mi sembrava una cosa carina. Sono arrivate diverse segnalazioni sulle velate richieste su questa cosa, e l'abbiamo pensata un po' così, anche in merito a, anche a seconda soprattutto di quello che il sito ci permetteva di fare, perché il nostro sito non ha niente di standard. Ci sono talmente tante particolarità che è difficile poi quadrare un pochino gli equilibri, però dovrebbe funzionare tutto. Se vi va, trovate tutte le indicazioni sul sito, ho mandato la newsletter, trovate tutte le indicazioni anche su Telegram e sui social. Io per ora sono un po' senza voce, scusatemi, ma ho registrato due video prima per il canale YouTube perché ero rimasta senza, e ne patisco un po' come voce. Domani cercherò di registrare un altro paio, quindi magari sulla voce di nuovo, così facciamo l'estrazione per il banner dei fluffy e poi ci facciamo quattro chiacchiere, che magari sono un pochino più performante. Le amiche che hai portato nel tempo, no, vale da adesso. Quindi, insomma, nuove amicizie, se volete perdere delle amicizie e portarle in questo pazzo mondo. Da un lato ve ne saranno eternamente grate, dall'altro probabilmente no, però vabbè, è una scelta, insomma. Io ho coinvolto tante persone, adesso forse queste persone, alcune non mi parlano più, però questo è un altro discorso. E, che dire, vi auguro buona serata. Adesso metto tutto a posto, carico il video su YouTube e vado a riposarmi, ad accendere il ventilatore perché fa un caldo pazzesco qui a Torino. Boh, 40 gradi, non lo so, fa caldo anche in casa ormai. Grazie a tutti, buon pomeriggio e ci aggiorniamo domani. Ciao ciao!